Buongiorno, martedì 24 settembre. È arrivato l'autunno, l'avrete visto. Poi vedremo anche le previsioni del tempo del Centro Meteo Italiano con Veronica Orsida Bianconi, Vincenzo Bianconi, si è detto lascio l'azienda. Sul candidato di PD e Movimento 5 Stelle l'ombra del conflitto di interessi per fondi della ricostruzione. Mai avuto a che fare con Banca Marche. È appena arrivato, già, come dire, cominciano i distinguo. Biblioteche chiuse, gli universitari le occupano, ce ne siamo interessati ampiamente, c'è anche la videointervista con uno dei rappresentanti, fa parte dell'esecutivo del Ludo, l'organizzazione che ieri ha messo in piedi la manifestazione. Pare che abbiano incontrato anche il rettore. Sciopero della fame accanto alla tomba del figlio eterno. Dopo 8 anni la mamma di un giovane operaio morto sul lavoro non si arrende e chiede giustizia. Poi ad Assisi in 20.000 al cortile di Francesco, che abbiamo offerto, se la volete vedere sta su un mio giornal TV, un'intervista con padre Enzo Fortunato, ma anche con il cardinale Ravasi. Il premier Conte esclude nuove tasse, sarà meglio per lui. Prioritario lo stop all'aumento dell'IVA. Il cemento mangia il verde italiano, dati allarmanti dell'ISPRA. In basso c'è il Frosinone. Ieri il nostro articolo di Elio Clero Bertoldi, grande esperto, grifo con il Frosinone, Oddo cambia ancora. Addio a Walter Nicoletti, sfiorò la B con il Gualdo. Ancora, vediamo se abbiamo altro, questo è il Corriere dell'Umbria, no, possiamo andare a prendere la prima della Nazione, regionale evidentemente, e anche qui Andrea Fora e Vincenzo Bianconi. Bianconi, diciamo protagonista dell'ultima ora di queste elezioni, questa corsa elettorale che di fatto è cominciata per il centrodestra e per Andrea Fora che si è già organizzato. Adesso dice Bianconi incontra Fora, ma i problemi restano faccia a faccia. Sanità, guerra tra i camici bianchi, lettere esposte e veleni, la bomba della gastroenterologia. Sotto la testata un altro consigliere lascia la Lega. A Terni. La giunta Latini alle prese con nuove crepe di maggioranza. Il sapore del successo, la buona notizia di Pierpaolo Ciuffi, poi alberi caduti sulle auto e strade allagate. Il maltempo fa paura, ma non solo. In città avrete visto cosa è accaduto in Valnerina, anche nella Valnerina Ternana, oltre che a Monteleone di Spoleto. Doppia vincita al Superenalotto, 120.000 euro. Spray selvaggio, l'invito del sindaco, se il vandalo si scusa, non lo denuncia. Tutto pronto? Primi d'Italia, tra novità e tradizione, Foligno mostra di che pasta è fatta la città. Poi Perugia. Perugia, biblioteche, orario ridotto, gli universitari occupano e aprono quella di lettere, Francesca Marruco che se n'è interessata, per noi Morena Zingales, invece il servizio termina alle 14 per un ricorso al TAR della cooperativa che ha perso l'appalto agli studenti di Udo, è indecente per l'Ateneo e il rettore Morriconi, faremo il possibile. E qui, come vedete, un po' di slogan e cartelloni. A Terni invece, sempre con il Corriere dell'Umbria, 700 cassa integrati all'asta Carlo Ferrante che scrive l'azienda rivede i numeri al ribasso ma non convince i rappresentanti dei metalmeccanici, fissato un nuovo incontro. Coppia di pakistani a processo per spaccio, tribunale, la polizia li aveva arrestati dopo averli trovati in possesso di un chilo di eroina nascosta in casa. Questa è l'apertura, diciamo, della pagina di Terni del Corriere dell'Umbria. Scendiamo sotto, a chiusura invece, l'abbiamo detto poco fa, Musacchi, la consigliera, che lascia la Lega e passa al gruppo misto. Il gruppo di maggioranza continua e perde pezzi, l'ex esponente del Carroccio, troppi personalismi e correnti nel partito. Nel frattempo avete sentito già qualche notifica degli instant message. La Nazione, subito la politica verso le regionali, qui i democratici, la lista è pronta dentro anche Todini e Bruscolotti, qui vedete un po' di nomi, intanto c'è la conferma per gli uscenti, Marco Vinicio Guasticchi, Donatella Porzi, Giacomo Leonelli
e Fabio Paparelli, l'attuale presidente della regione. Più fuori che dentro sarebbe Carla Casciari, che ha svolto due mandati, uno da esterno, l'altro da consigliere. Mi pare che ci sia anche qualcun altro con due mandati, se non sbaglio. Ma lei dovrebbe fare un passo indietro, così come Sauro Cristofani, ex assessore comunale con la giunta Locchi. Poi appare oramai certo invece che Valeria Cardinali e Tommaso Bori verranno candidati su Perugia. In Alto Tevere saranno in lista Michele Bettarelli, vice sindaco, che però dovrebbe dimettersi dall'incarico, Stefano Fancelli e Letizia Guerri, ascaniana. Su Terni, oltre a Paparelli, Fabio appunto, c'è l'indicazione, oltre che per Paparelli, anche per Paolo Silveri. A Foligno dovrebbe toccare a Rita Barbetti, e sempre per quell'area concrete chance per Stefania Moccoli, Trevi, e Camilla Lauretti di Spoleto. Al Trasimeno Simona Meloni sarà in lista, con lei possibile ticket per il vice sindaco di Magione, Massimo Lagetti. In Valnerina dovrebbe toccare al sindaco di Scheggino, Paola Agabiti. Sembrano infine certe le presenze in lista dell'ex sindaco di Masciano Alfio Todini e di Maria Pia Bruscolotti, ex di Massa Martana. Questo, insomma, è un po' quello che dice la Nazione. Oh, Mani Libere, Bianconi, voglio una squadra coraggiosa. Qui, insomma, un'intervista di Donatella Miliani. Di Maio, patto civico l'Umbria, caso a sé. Ieri Di Maio da New York al telefono con Bianconi: tu sei libero e indipendente, non devi niente alle forze politiche, in bocca al lupo. L'alleanza 5 Stelle PD in Umbria è un caso speciale, nessun automatismo, quindi non dovrebbe essere applicabile alle altre regioni, nella fattispecie l'Emilia Romagna, la Calabria, no, ci credo poco. Non ho vincoli politici, sono un uomo libero, dice Bianconi. Sono un uomo libero da vincoli politici, prometto agli umbri che ascolterò e sceglierò la miglior squadra, qui c'è un refuso, di governo per tutti, non per qualcuno. Niente compromessi, io sogno, lo sogno, o io sogno in grande, mi impegno al 100%. Poi Fora è un bivio, correre da solo. L'ex presidente di Confcooperativa ha incontrato, quindi dovrebbe essere legato alla pagina successiva. Insomma, si sono incontrati ieri mattina. Il presidente di Federalberghi, domenica, non appena aveva deciso di candidarsi, ha alzato il telefono e lo ha chiamato. Un incontro molto cordiale. Questa è la pagina della Nazione, di Perugia, insomma dell'Umbria, qui Terni, con la vicenda della Musacchi. Rispetto alle decisioni della consigliera Musacchi, dice il sindaco Latini, anche se non ne comprendo le motivazioni. Apprezzo il fatto che intenda rimanere a disposizione dell'amministrazione, così il sindaco Latini. Non condivido, aggiunge, le valutazioni sull'operato del commissario Barbara Saltamartini, che continua a fornire un contributo fondamentale allo sviluppo del partito Termini in Umbria. Comune, la Lega perde i pezzi. Nuovo addio. Doriana Musacchi approda al misto, è il quarto consigliere, botta e risposta al veleno. Una sede per gli agnostici, inaugurata in via Federico Cesi a Terni, e poi via il cantiere dal raccordo. Finalmente, entro la prossima settimana, sarà rimosso il cantiere sul raccordo autostradale Terni-Orte tra gli svincoli di San Liberato e Orte. Tanta difficoltà portava al traffico. Ecco i varchi per i controlli. Nel frattempo stanno arrivando altri giornali, poi vedremo. Questa notifica che sentite, appunto. Ecco i varchi per controllare gli accessi delle auto al cimitero, Michele Rossi. Poi in ospedale, poco più di 2 mesi, da commissario, Lorenzo Pescini se ne va, nominato in Toscana. Dico, ma non lo sapeva prima? Vabbè. Andiamo a prenderci appunto i giornali nazionali. Eccoci qua, Sole 24, dalla manovra mini spinta aggiuntiva al PIL di 0,3%. Non c'è da dire, è tantissimo, ma insomma dai. La frenata tedesca colpisce l'export dei distretti industriali. Poi TAV Torino-Lione concluso, scavo dei primi 9 km. Poi clima, le imprese chiedono i fatti e l'accordo, il vertice delle Nazioni Unite. Greta Thunberg all'ONU ieri: per 65 paesi e per l'Unione Europea obiettivo zero emissioni entro il 2050. Sì, mi pare di rivedere quello che si disse a Kyoto. Ve lo ricordate il protocollo di Kyoto? Disatteso come non mai. Riorganizzazioni aziendali e regole fiscali all'esame della Corte Costituzionale. Questo è il Sole 24.
e prendiamo l'Avvenire da Confindustria alla Conferenza Episcopale Italiana. L'impegno dei 66 paesi emissione zero di anidride carbonica, CO2, entro il 2050. L'Assemblea dell'ONU sul cambiamento, il Papa basta impegni fluidi, chiedo scusa, vediamo di prendere un po' meglio, Greta scuote anche i grandi, ci avete rubato l'infanzia, fisco, clima, ecco investimenti, via maestra pure per l'Italia, fisco, salute, tasse diverse dagli aerei alle merendine. Passi per la vita. Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana aperto con una relazione del vicepresidente Meini sui nodi social. Oggi l'udienza della consulta sul suicidio assistito. La CEI no all'eutanasia, accordo su approdi e redistribuzione dei profughi dalla Libia con quattro paesi. Scusate, non ci crederete, ma Ecco cosa ho trovato. si è attivato. Ecco Ok, cosa ho trovato Google. sul web. Scusate, è divertente questa cosa qua. Vabbè, insomma. Uxie di Castero, comunicazione, l'appello di Francesco ai giornalisti cattolici, date voce a chi non ce l'ha. Leonardo Becchetti, compriamoci il futuro, acquisti responsabili, stop, incentivi errati e poi ancora aiuto al suicidio, pesare bene ogni parola e decisione. Zamagni, servono vere trasformazioni, la questione sociale, questo è l'avvenire di Marco Tarquinio. Sciopero per i rider, sì, di CISL ed esperti, poi TAV, il primo tunnel è stato aperto, Popotus, spacco tutto per sfogare la rabbia. Jory Graham, la poesia e il postumato, analisi fra chiesa e cinema, il senso del Novecento, Bergamasco e il Cenacolo salvato, il teatro. E questa è la pagina intera, diciamo, insieme al fogliettone di Andrea Pedrinelli, con la mia rosa d'amore. Dell'avvenire. Oh, il fatto quotidiano, eccolo qua. E insomma, Conte la fa da padrone, qua c'è sempre da criticare, ovviamente. Abbiamo fatto più a Malta in un giorno di Salvini, abbiamo fatto più a Malta in un giorno di Salvini in un anno. Svolta storica sui ricollocamenti dell'Unione Europea e i porti sicuri. Non saranno più solo italiani. Le ONG, organizzazioni non governative, siano trasparenti, salvataggi non competono a loro. Poi caso Rubli, blitz dei PM all'ENI a caccia di carte su Savoini e Company, Roma indagato il neoquestore, fuga di notizie, caso Montante, poi Rinocchiello, ormai lo definiamo così, insomma, sopra la testata. Tutto il mondo civile disincentiva con la leva fiscale l'uso di prodotti nocivi alla salute o inquinanti, ma l'Italietta ridacchia della tassa sulle merendine. Siete circondati, Marco Travaglio, nel suo editoriale, pungente come sempre, tassa sulle merendine, c'è Vauro e ovviamente Salvini, dico ovviamente perché è la sua vittima, tra virgolette, preferite. Allora ditemelo che mi volete morto. Poi Umbria, Stefania Proietti, io e Di Maio escluse dai maschilisti del PD. Un attacco niente male, eh? Vertice Fioramonti, studenti giustificati, l'ONU scopre il clima e chiama anche le grandi multinazionali. Poi le 16 toghe in lizza per due posti al Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo il duello di Nixon-Kennedy, l'eroico capitano Dalla D'Urso, eh? Il temerario ha sfidato 5 VIP che se l'hanno fatto nuovo, ma diciamo che comunque ha retto come sa fare Salvini. Tra una risata e un bacione, qui lo vedete fotografato addirittura con Asia Argento che era agguerritissima, ma poi insomma gli ha chiesto che doveva portarle la camomilla che Matteo Salvini le aveva proposto, promesso. Se comunismo è uguale a fascismo, Pisapia è come il dottor Mengele. Poi il governo Conte sta ben lontano dalle riforme ricostituenti, diete da morire, processo a Parigi alla pillola killer. La cattiveria oggi chi è il bersaglio? Sono d'accordo con Renzi, anche io sarei andato via da un partito con dentro Renzi. Disco di Madonia, così la mia canzone combattiato, lui con me si diverte. E questa è la pagina del Fatto Quotidiano, libero. Ecco qua, scusate, cominciano ad arrivare altre notifiche. I soccorsi incoraggiano le partenze, libero. Più ne salviamo, più ne muoiono.
Quando il PD aveva aperto le porte all'invasione sono annegati quasi 15.000 migranti. Con la cura Salvini le vittime sono scese a quota 1.000. L'unico modo per aiutare gli africani è non farli venire. Altri 200 clandestini in arrivo e l'Unione Europea approva l'incentivo allo sbarco. Qui, Fioramonti da bocciare. Se bigi la scuola per il clima, il ministro Movimento 5 Stelle ti giustifica. Turismo aeronautico, Gigino vuol fare l'americano, però non sa parlare l'inglese. Ma non è solo lui che non lo sa parlare. I politici non servono nemmeno a farci crepare in santa pace. Vittorio Feltri decide la consulta. Poi compagno Conte sventola la bandiera rossa, che brutta metamorfosi. Poi amano sempre Stalin, i comunisti invece di pentirsi esaltano l'Unione, l'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Noi bisessuali siamo discriminati dai gay. La protesta di chi ha due gusti, Costanza Cavalli. Possibile che proprio nessuno sfugga all'amara legge? Orwell scrisse nel 1945, il romanzo era La fattoria degli animali, cioè parafrasando quel caso, se poi volete leggerlo fate pure a pagina 15, in Basilicata i ciechi giocano bene le carte, l'Italia dei bravi imbroglioni, Magalli funziona come zio, buona TV a tutti, dice Costanzo, questa è la prima pagina di Libero, stamattina dai non è stato cattivissimo, il tempo di Franco Bechis, subito conoscio, dai. Ne famo un'altra domani che c'ho il compito del latino, saltare la scuola per il clima si può, qualcuno fermi Greto Fioramonti. Stangata sui poveracci per fare cassa. IVA che fregatura, il governo è nato per impedire l'aumento di quella tassa e invece la alzerà. Colpite i generi alimentari dal 4 all'8% e i beni di largo consumo, una rapina da 5 miliardi. Sotto a chi tocca, Virginia fa fuori altri 4 assessori, 15 cambi in 2 anni e mezzo. So come riesce a lavorare con una squadra che cambia continuamente. Trovati milioni di fondi neri, trema la Roma bene, 500 indagati per false fatture e riciclaggio, nomi top secret, ma ci sono pure i fiscalisti dei VIP. Chiesti 20 anni di cella per i feritori di Bortuzzo, il nuotatore colpito ad Acilia, poi ancora un'aggressione, l'autobus arriva in ritardo, botte e calci al conducente, avete capito bene? Hanno pestato il conducente dell'autobus perché è arrivato in ritardo. Poraccio, e che colpa ne aveva? Magari ha trovato traffico, no? I rosso-gialli si fanno belli con l'assunzione di Salvini, 12.000 posti nelle forze dell'ordine, accordo Unione Europea sugli immigrati, grandi parole, fatti chissà, intesa a 4 al vertice di Malta. Il tempo di Bechis alla Nazione, sgretolati, ovviamente si gioca col nome di battesimo di Greta Thunberg, striglia i big del mondo, il ministro Fioramonti, assenti giustificati gli studenti in piazza per l'ambiente, te pare in Italia, vedrete che roba, ti fa manifestazione per l'ambiente, mi avete rubato i sogni, tra virgolette, poi svolta migranti, un punto per l'Italia. Accordo Unione Europea saranno distribuiti appena sbarcati, ma serve la ratifica. Salvadori si dimette, svolta negli industriali Firenze, il presidente in proroga, basta doppi incarichi. Sempre liberi di scegliere, Ugo Ruffolo, corsivo, finite fine vita 2, fine vita 1 e poi così si avalla il suicidio. La spalla, vertice con Obama, Zingaretti tenta di oscurare Renzi, Emilia voto a gennaio, codice rosso a Pisa, nozze combinate, vende le figlie per 13.000 euro, equiparati dall'Unione Europea ma c'è differenza tra nazismo e comunismo, colosso dei viaggi Thomas Cook, il crack blocca 600.000 turisti. E qui vedete chi c'è, Paolo Rossi, Rossi and Friends, auguri a noi tre eroi mondiali, gli Emmy Awards, l'Oscar TV è sul trono di spade, questa è la Nazione di Firenze, al dubbio, poi guardiamo se sono arrivati altri giornali, manca la Repubblica, manca la Stampa, il Giornale anche, vedremo un po', sui migranti è accordo, l'Italia non è più sola, Malta, la Morgese è soddisfatta, Di Maio, non è questa la soluzione. Poi San Gimignano, quei pestaggi denunciati un anno fa, il collante del Conte Verde, Carlo Fusi, con il suo editoriale. In Umbria nessun inciuccio, il Movimento 5 Stelle si rinnova. Brescia, Movimento 5 Stelle, e poi Francesca, lo dico, è l'articolista. Calderoli, il Dorando Petri del referendum, poi il crack di Thomas Cook, 500.000 turisti bloccati, la bancarotta del tour operator. Ok del ministro, giustificato per il clima, che bello.
poi la strategia di Palazzo Chigi, così il Premier ristruttura il sistema dei partiti. Questo è il dubbio, andiamo a vedere se è arrivato altro. Sì, sono arrivati, cominciamo dal Manifesto. Eccolo qua. Il Manifesto dice non è aria. Che i migranti a Malta ha raggiunto un mezzo accordo, un taglio medio, ma possiamo commentare un attimo questo incontro all'ONU, al summit dell'ONU sul clima, pochi impegni e vaghe promesse, nonostante le preghiere del segretario generale Guterres. Solo 68 paesi promettono di migliorare, sarà così, l'accordo di Parigi sulle emissioni di gas serra. La Russia si adegua al COP21, ricorderete. L'arringa di Greta, state rubando i nostri sogni. Greenpeace, vertice deludente. Appunto, sentiamo i tecnici. Assuefatti all'azzeramento, la memoria dell'Europarlamento. Qui, insomma, torniamo un attimo invece sui migranti. Migranti a Malta ha raggiunto questo mezzo accordo, confermata la collaborazione con la Libia, vedremo se funzionerà. Il Manifesto dice a 30 anni dalla Bolognina la svolta di Zingaretti, manifesto per il nuovo PD, cerca appunto di tagliare fuori Renzi. Fridays for Future, la parabola ascendente del ciclone Greta. Diritto di morire, la consulta è il prezzo dell'ipocrisia. All'interno disciplina Draghi, l'Italia stia nelle regole a tue riforme. Thomas Cook, un ponte aereo per 600.000 viaggiatori. Al-Sisi occupa internet e piazza Tahrir dopo la rivolta. Leonardo Clausi che scrive, poi c'è il resto del giornale, prendetelo se volete. Il giornale appunto di Alessandro Sallusti, sbarcheranno tutti, immigrazione selvaggia, patto Italia-Europa per riaprire i porti, tornano in mare clandestini, ONG e scafisti, si TAV i primi 9 chilometri che fanno la storia, la super talpa al lavoro sulla Torino-Lione. Ora Di Maio si salvinizza contro Conte, metamorfosi di Luigino ad Alberto Signore, poi crack inglese, 500.000 turisti nel caos, insomma, qualcuno più, qualcuno meno, ma insomma il numero è altissimo. Fallisce il tour operator Thomas Cook, maxi piano per rimpatri, poi oramai soltanto la sete può sfuggire al fisco vampiro. Bibite e alcol nel mirino, si salva solo l'acqua. Crolla il PIL e il governo studia altre tasse, il nodo dell'economia. Sotto ancora, nella posizione del fogliettone, ci sono tre titoli. Se scioperi per Greta, il ministro ti giustifica, follia ambientaliste. Lotti inventò gli stuzzicadenti samurai, addio al re degli stecchini, croce e delizia del Galateo. La Stampa di Torino. Clima, l'urlo di Greta scuote l'ONU, il capo del governo a Palazzo di Vetro incontra Trump, il presidente USA, forse in Italia prima di fine anno. Mi avete rubato i sogni e l'infanzia, l'intesa tra 59 paesi, ridurre le emissioni del 45% entro il 2030, intervista al ministro Fioramonti, ecologia, ambiente e materie scolastiche dal prossimo anno. Thomas Cook fa bancarotta, ponte aereo per riportare a casa 600.000 turisti, crescere difendendo l'ambiente. Ma le immaginate 600.000 turisti, quanti ponti aerei? Crescere difendendo l'ambiente, Gianni Riotta, poi salvare il pianeta, la Stampa pianterà un albero al giorno, la fabbrica ricicla quasi tutta la plastica, Pinerolo la comunità che rifiuta il petrolio. E qui date un'occhiata a sti poracci, perché veramente così viene fatta di definirli che devono essere rimpatriati. E il codice rosso svela il boom di denunce in tasca alle procure. La Bauhaus, spero si pronunci così, rivive a Tel Aviv dopo 180 anni. Alassio diventa la capitale delle bocce per 150 ragazzi. Nella villa del futuro ad Asti bollette gratis e l'orto in cucina. E i migranti, Conte contro le ONG, la legge vale anche per loro. Apertura di Bonaccini, in Emilia con il Movimento 5 Stelle possiamo collaborare. Ponzio Pilato, Mattia Feltri con il suo fogliettone, buongiorno. L'ultimo giornale, ora veramente l'ultimo, oggi l'Europa è Repubblica, l'Europa si desta, purtroppo è da ocrare, vediamo se non potrò, sicuramente dovrò cambiare, invece che evidenziatore troverò qualcosa un attimo. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il maltempo temporaneo, miglioramento sull'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 24 settembre. Locali piogge al mattino su medio e basso versante adriatico e Calabria. Nuvolosità in transito altrove, a tratti anche compatta ma con tempo asciutto.
Al pomeriggio piogge sparse su Alpi occidentali e localmente su Puglia e Basilicata, asciutto altrove con schiarite sempre più ampie al centro. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto da nord a sud con cieli poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, massime in aumento al nord e in lieve calo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.